Ciao a tutti e bentornati alla mia cucina. Oggi vi vengo a presentare pasta alla matriciana. Come ingredienti abbiamo 200 g di guanciale di maiale, mezza bottiglia di passata rustica e del vino bianco. Ora vi faccio vedere. Riscaldate una padella antiaderente e versiamo il nostro guanciale. Lo faremo rosolare così senza olio. Appena il guanciale si è rosolato, buttiamo mezzo bicchiere di vino bianco e lasciamo evaporare il nostro vino. A questo punto togliamo il nostro guanciale. Nell'olio che ha rilasciato il guanciale, versiamo metà bottiglia di passata rustica. Aggiustiamo di sale e lasciamo cucinare per 10 minuti. Siamo pronti per andare a buttare la pasta. Lasciamo a fuoco vivo, anzi metteremo anche la cotena che abbiamo tolto dal nostro guanciale. Poi la toglieremo comunque per insaporire ancora ulteriormente. Salate poco, poi vi regolate. Ed ora abbiamo tolto la cotena e abbiamo aggiunto di nuovo il nostro guanciale. Lasciamo insaporire per altri 5 minuti a fuoco lento. Andiamo a scolare la pasta e mantechiamo. Abbiamo scolato la pasta, abbiamo aggiunto il nostro sugo e stiamo mantecando per 2 minuti all'incirca. La pasta è scendeta al dente. Ed ecco pronti i nostri fusilli alla matriciana. Abbiamo spolverato con pecorino ed è pronta da mangiare. Io mi auguro la ricetta vi sia piaciuta, provatela, ditemi come vi sembra. Un bacione da Francesca e Salvatore, è tutto, ciao, alla prossima.